più a bagnare, ecco, per questo secondo lockdown? Al momento sono 76 positivi, quasi 600 sono in quarantena e una quindicina di guariti. E il problema è stato il focolaio scoppiato presso il comprensivo Ugo Foscolo di Bagnara Calabra, e quindi all'interno di quel focolaio sono venuti fuori un numero di positivi sia per quanto riguarda gli alunni sia anche i docenti. Certamente è un lockdown particolare, non è un po' come il primo, sono tanti i negozi che si possono raggiungere, le chiese sono aperte mentre nel primo non erano aperte, quindi si sta vivendo con tranquillità e si aspetta e si spera che si possa invece vivere un Natale con meno contagi e con più possibilità di incontri sociali. Ecco, ieri una protesta di... Non solo di Bagnara, ma anche di Seminara, di Palmi e di Sant'Eufemia d'Aspromonte, che protestano e chiedono la sospensione dei lavori della discarica La Zingara di Melicucca. Sono stati ricevuti dal prefetto, hanno un po' spiegato quelle che sono le loro ragioni, ragioni assolutamente legittime, soprattutto per quanto riguarda Palmi, perché l'attivazione della discarica La Zingara potrebbe mettere in crisi l'acquedotto Vina, quindi potrebbe mettere in crisi l'intero rifornimento idrico per quanto riguarda la città di Palmi. Sono stati ricevuti dal prefetto, a breve ci sarà un consiglio comunale qui a Bagnara Calabria, le forze di opposizione, in particolare Rinascita per Bagnara, ma sono sei i consiglieri comunali che hanno posto all'attenzione del consiglio comunale ancora questa problematica. Su questa discarica le associazioni si stanno muovendo e stanno cercando di tenere alta l'attenzione perché, tra l'altro, già la discarica aveva dato problemi in passato e anche in questa fase certamente non dà sicurezza ai cittadini.